Altri 3 punti incamerati alla prima all'uscita 2-0 Crotone che vince contro l'Ostico Monopoli che si è rivelato tale oltre che sulla carta anche in campo e vittoria assolutamente importante per un Crotone che dà continuità, che tiene il passo di Catanzaro e Pescara che continuano a vincere nonostante 2 trasferte molto complicate per entrambe. Catanzaro-Taranto ne parleremo, ne abbiamo già parlato, dipende poi da quando pubblicherò il video, e il Pescara ha vinto a Latina 2-1, quindi una vittoria quella di oggi importante proprio per prepararsi alla partita di Pescara, perché vi ricordo che nel turno infrasettimanale ci sarà Pescara-Crotone, un match difficilissimo e sarà, per quanto siamo solo all'inizio, già uno scontro decisivo per il vertice, perché sulla carta Catanzaro-Crotone-Pescara sono le 3 più forti. E guarda caso sono le 3 che hanno raccolto 6 punti su 6 disponibili nelle prime 2 giornate. Ora affronteremo il Pescara, di cui si parla sempre poco, ma che è uno squadrone, alla pari sia di Catanzaro che di Crotone, a livello di nomi, e sicuramente sarà una partita molto difficile quella di mercoledì, però l'obiettivo sarà sempre cercare di andare lì e disputare la partita migliore possibile. Oggi vittoria maturata principalmente nel primo tempo, grazie alla doppia rete di Golemic, prima al 18esimo e poi al 37esimo, il capitano quindi sigla una doppietta e secondo tempo che mi sono visto perché oggi ho visto, non so neanche io perché onestamente, primo tempo il Catanzaro, il secondo il Crotone. Io sempre in realtà guardo una partita e basta perché nonostante siano in contemporanea, perché se guardo un po' una e un po' l'altra, guardo male entrambe, quindi dico sempre guardo una così ne guardo una bene, l'altra amen. Oggi ho visto un tempo e per il Crotone ho visto il secondo tempo in cui devo dire potevamo fare qualcosa in più, perché è stato un bel secondo tempo, giocate a buoni ritmi, squadre che se la sono giocata a viso aperto, entrambe hanno creato tanto, entrambe potevano concretamente segnare, perché sia il Monopoli che il Crotone hanno avuto occasioni clamorose per poter far gol. Ma nessuno dei due è stato in grado di sfruttarle a dovere. Una fase iniziale abbastanza sporca in realtà, in cui entrambe sono imprecise negli ultimi metri, non ci sono particolari occasioni e tanta lotta. Ho visto un Crotone comunque approcciare bene al secondo tempo, ha lottato, era aggressivo e mi è piaciuto sotto l'aspetto caratteriale. Detto ciò, i ritmi dal 55esimo in poi iniziano ad alzarsi notevolmente. E fino al 70esimo, fino a che non avvengono i cambi, ci sono tante occasioni da entrambe le parti. Squadre che erano un pochino calate forse fisicamente, quindi hanno concesso più spazi rispetto a prima, e infatti occasioni da una parte e dall'altra. Da parte nostra un Crotone che fa girare, devo dire, molto bene palla, perché a tratti ho visto delle ottime trame di gioco, palla a terra, e spesso poi abbiamo cercato di sviluppare la manovra sulla fascia di destra per poi a centrare il gioco, magari crossando oppure andando al tiro, però abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Kargbo che da lì deve far gol. Ha provato un pallonetto abbastanza così velleitario, lì devi far gol. E dall'altro canto il Monopoli invece era ben presente in campo, ripartiva, ha avuto 2 occasioni clamorose con Simeri, entrambe dove ha risposto molto bene Branduani, anzi uno mi sembra che abbia sbagliato l'attaccante ex Bari. Sulla seconda ottima risposta di Branduani, e quindi una partita devo dire molto, molto bella nel secondo tempo. E secondo me, però, noi essendo comunque più forti, dovevamo chiudere la prima la partita. Ultimi minuti abbastanza equilibrati, in cui nonostante i cambi, i ritmi si abbassano un pochino. Un Crotone che si è abbassato, ha abbassato un po' il baricentro nella fase finale. Forse per, non so, poter gestire la partita o per stanchezza, però ci difendiamo in maniera attenta, rischiamo poco, per quanto qualcosina loro creino, e in realtà abbiamo 2 occasioni clamorose con i subentrati Vitale e Palico che si presentano tu per tu con il portiere e entrambi cestinano delle occasioni, ripeto, veramente clamorose. C'è da migliorare perché la partita andava chiusa, però un secondo tempo in cui ce la siamo giocata alla pari, in cui il Monopoli se l'ha giocata molto bene, devo dire. E tutto sommato ci sta che sia terminato in pareggio, ecco. Non mi soffermo sul primo perché, ripeto, non l'ho visto, però devo dire un buon secondo tempo. Ovviamente bisognava chiuderla prima la gara. Detto ciò, devo dire contento,
Adesso ci sarà una trasferta molto ostica e ovviamente bisogna giocarcela assolutamente al massimo. Quindi, bene così, ora mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao, ragazzi!